presente anche questo venerdì, questo venerdì in diretta con una diretta molto importante per chi? Per le persone giovani. E dici allora cosa c'entri tu che non hai niente a che fare con i giovani? Appunto, appunto, dico, perché se vogliamo parlare dei giovani bisogna che io faccia il moderatore su queste cose qua, no? anzi il curioso del caso, e poi posso rapportare magari mie vecchie esperienze che possono sempre essere utili. Allora però chi abbiamo di giovani in studio? Ed ecco che spunta Gaia. Eccomi qui, sono una giovane ancora per poco forse, non lo so, eh, dipende eh, cioè. fino a che età si considerano giovani. Allora, eh, sai che potremmo entrare subito nell'argomento eh. proprio con questa domanda qua. Fino a quando si è giovani? Allora, recentemente eh, una delle cose che identificava i giovani è che non si staccano di casa perché sono mammoni e qui soprattutto i maschi e, e, e c'era il problema soprattutto perché volevo, non volevano partire militare eccetera eccetera quindi eh, qui l'età si alza nel caso però c'è molta gente invece e qua devo fare il plauso che magari perché non si trova bene perché ha voglia magari sono tanti fratelli non vedrò di uscire da un certo ambiente però si è data da fare oltre a studiare si trova anche un lavoro e cerca subito di entrare nella vita però Garagaia mi dicevano, almeno ai miei tempi, mi dicevano: allora intanto ricordati: tu sei giovane, cominciare devi studiare, devi applicarti, perché a un certo punto andrai a lavorare. E, e quando diventi grande vai a lavorare. Allora la barzelletta era che la gente cercava di restare piccola di statura per andare a lavorare. Era, era, chiaramente era una battutaccia, ma si usava parliamone degli anni 60 e allora sono battute degli anni 60. Di fatto, però. E, e, il momento c'è, un certo momento uno smette di studiare e teoricamente, guardiamoci negli occhi, teoricamente eh. e praticamente dovrebbe andare a lavorare. Allora, eh, l'età di quando uno esce, esce, esce quando trova lavoro e qua ci siamo. Però, allora io domando, è vero che c'è un po' una propensione da parte dei genitori di, insomma, se non trova, intanto sta a casa, ti coccolo come prima che però insomma eh, una volta la battuta era che se vai avanti così fai anche il militare, gli dici la mamma insieme, no? E, e dopo il militare non lo so cosa effetto e, e Quindi c'è un po' una propensione dei genitori a coccolare i figli, cioè questa protezione più allargata di quella di una volta o no? Allora, secondo me dipende anche dal genere, certo, ok? Nel senso che dipende se sei femmina, se sei maschio. Oh. Dividiamo pure le. Eh, ad è. esempio, poi mia mamma è anche una, una persona abbastanza indipendente, capito? Quindi non è, è anche una persona che mi lascia la mia libertà e me l'ha sempre lasciata. E quindi diciamo che mi ha coccolata al giusto, però mi dice anche. Arrangiate proprio, cioè, arrangiati perché comunque è giusto così. E infatti, questo lo apprezzo. E quindi, questo ti ha dato lo stimolo ad arrangiarti e a fare le tue cose. E questo, capito? Però, attenzione, segnatevelo questo: eh. punto uno, parte lo stimolo dal genitore perché il genitore eh, sì. ti lascia la libertà, l'ha vissuta la libertà, si è conquistato il posto, e quindi ti dice adesso muovi le anche, non proprio le anche, ma siamo là. E, e dati da fare, no? Eh sì, ma anche perché eh, secondo me quando l'essere umano è in uno stato in cui sta bene, non cambia. Cioè, nel senso, se io ho qualcuno che mi fa le cose e sto bene così, per quanto possa rendermi conto che in realtà dovrei iniziare ad arrangiarmi e farmi quella cosa da solo. Però capito? Cioè, se, so, posso se uno è nel comfort, ma si sì, ha l'idea, ma non lo fa. E invece, appunto, quando è qualcuno che, o che ti spinge, oppure, come hai detto tu prima. Se è una situazione dove hai tanti fratelli, e quindi magari ti trovi scomodo, eh, Quindi è quel click che ti fa partire, allora fai. Cioè, deve esserci uno sconforto alla base, in qualche modo, o il genitore che ti spinge, però da soli, se siamo troppo coccolati, non si muove niente, secondo me. Allora, adesso domanda: è il papà che non spinge più i maschi? O, o, o sono allora, il papà e la mamma insieme. Posso dire una cosa: è sempre la mamma che difende secondo me, eh, sì, soprattutto, soprattutto per i maschi. Per le femmine è già un pochino meno, secondo me, però per i maschi c'è ancora questa cosa, perché alla fine è la mamma che sta più dietro, adesso magari le cose stanno cambiando, però è sempre la mamma che educa o educava di più i figli, e quindi essendo le mamme di adesso figlie di generazioni passate, ancora... Ah, me, nel DNA c'è quel me, senso sì, di protezione. È una cosa anche socialmente appresa, secondo me, però comunque le mamme tendono un po' a coccolare i più maschietti secondo me, da quello che ho potuto vedere poi sì. dipende ovviamente però sì, poi nella mia famiglia sono tutte femmine quindi è un po' difficile non hai termini di paragone esatto, però ad esempio anche mio papà è stato tanto coccolato e lui era il figlio più piccolo e tutte femmine c'erano state prima e quindi secondo me c'è un po' questo occhio di riguardo da parte della mamma ecco. ma è una cosa anche un po' freudiana dall'altro quindi, quindi va bene, insomma comunque eh, un senso di protezione è rimasto. Dopo eh, la, la mamma con la figlia, siccome la mamma ha patito per conquistarsi il posto, eh, ha, ha lavorato tanto in maniera oscura, ecco. Eh, quando si fanno le giornate a favore della donna per ricordarsi che esistono e che hanno i loro diritti, perché si fa una volta all'anno, ci si dimentica che tutto quello che fa una donna. E che non viene calcolato, cioè accudire la casa, accudire i figli, silenziosamente, senza stipendio, ma ci se ne ricorda una volta all'anno. Invece, invece, bisogna ricordarsene un po' tutti i giorni, diciamolo, e soprattutto ricordare allora perché forse la mamma, conscia del fatto che quando entri nella vita devi essere pronta a fare e a sostenere un certo livello di movimento per la vita tua e della famiglia, che comincia subito a metterti la vera, devi imparare a fare questo, questo, state, e te lo fa fare però mm -hmm. perché non è, non è una scuola io non credo che ci, non, non esiste no? il master in stiratura no? e, e, però e se non hai mai messo le mani su un ferro da stiro qualcosa conviene di male sì. all'inizio, eh, lo bruci, bruci qualcosa molto probabilmente lo stesso vale in cucina lo eh, sì, sì, e, sì. bisogna lavare, provare a pulire tutto quanto ecco. e, e quindi questo eh, la mamma alla figlia glielo passa obbligatoriamente eh, se voglio spezzare un'altra lancia che spezzammo con, veramente tanti anni fa con, con, un, con un medico il fatto che eh, eh, la mamma porta le figlie quando è ora di mestruazione le porta alla visita il padre al figlio niente fino a quando non succede qualcosa mm -hmm. e, e, e se succede qualcosa dice, ma perché e infatti una volta c'era la visita militare dove verificavano se è a posto in tutto anche nella parte intima mm -hmm. e, e, e molte volte hanno scoperto che c'erano dei problemi questo le mamme non sbagliano quando è il momento beh, subito il ginecologo mm -hmm. eh, ecco questa questa è un'altra cosa che ci si dimentica no che, che i padri forse se ne dimenticano perché? Perché quelli che hanno fatto la visita militare è boh, Chi non l'ha fatta non fa neanche quelle visite e poi vengono i problemi. E allora ricordiamocelo, finché siamo giovani dobbiamo metterci a posto con le idee quello che è il futuro. Quindi ogni tanto farsi vedere C che problemi posso avere a questa età, perché eh, eh, adesso io faccio parte di quelli che dicono: eh, devi fare uno screening così, devi guardare quello. ti fa, fa... Benissimo, grazie. Perché, come tutte le persone, dopo una certa età, sei soggetto a determinati problemi. I giovani credono di essere pressoché invulnerabili. Mm -hmm. E non è vero. Non è per niente e vero. Non è per niente vero. Ma sia dal punto di vista emotivo che fisico, ad esempio, adesso parlando del punto di vista fisico, secondo me sulle donne c'è sempre stata molta più attenzione, perché comunque siamo anche più sensibili. Cioè, generalmente cioè, stiamo male anche più facilmente, quindi è normale andare dal ginecologo poi tenendo conto che appunto magari dobbiamo mettere al mondo dei bambini e cose così è normale fare dei controlli mentre per i ragazzi non tanto e secondo me in realtà non c'è proprio molta educazione su questa cosa per quanto comunque si provi a ne. fare ogni tanto nelle scuole è anche un po' la visita in sé senza ah. entrare nel dettaglio che al maschietto fa fare no non voglio fare questa cosa per niente cioè, quindi... è stato l'amico professor Foresta che in una puntata ha tirato fuori questa cosa perché non sembra ma eh, eh, i giovani devono ricordarsi anche queste. E si parla, non si parlava di giovani, si parlava comunque sì. di, diciamo, di, come, di prevenzione, di, di eccetera, eccetera. però eh, eh, la prevenzione si comincia subito, anche informandosi, mm -hmm. cosa che i genitori adesso fanno poco. Se domani domandano al medico, il medico qualche volta ti visita, qualche volta no, qualche volta sai che esiste solo perché ti, ti mette qualche ricetta da qualche parte e non mm -hmm. sai neanche che pasta eh, ecco. ha, purtroppo. Ce ne sono sempre meno perché, eh, beh, ma anche si pensionano ce ne sono pochi che prendono il loro posto. E quindi attenzione, per quello che riguarda la salute, allora il consiglio ai giovani è di, di, due punti a capo aperte le virgolette, non studiate le posologie su Wikipedia per piacere, <ride> non curatevi con quello che, vi, che trovate scritto su internet, affidatevi solo a professionisti, esseri umani fisici. Visto bene negli occhi? No, non per niente, perché una delle cose, purtroppo eccoli là, i giovani. Che se non sai qualcosa, Wikipedia è pronto. Se devi andare da un amico e eh, metti, metti il Tom Tom, e ce l'hai sul telefonino. Eh, sì. Dopo, si, però, si spegne la batteria, non puoi caricarla, e a casa non torni fino a che non hai caricato la batteria. Ecco, queste no, sono, sono una de delle cose, purtroppo dei giovani. Hanno tutti i sistemi per trovare tutto, se però hai studiato prima e soprattutto hai capacità inventiva, ti salvi in certe situazioni. Noi avevamo la eh cartina sì, per, per, forza. per girare e quindi così se io sono cresciuto con la cartina. Ma infatti anche una volta mi sono trovata che mi si è spento il telefono, era andata in un punto. Cioè, era scarico. Va, ho guidato, ho detto adesso mi si spegne il telefono, non so come tornare a casa. E infatti mi viene da piangere: la cosa faccio? Poi, alla fine, più o meno ce l'ho fatta guardando un po' in giro i cartelli e sono tornata a casa. Quindi ho detto: Wow, sono stata eh. brava! però chi è, che, chi è che Adesso noi cerchiamo di fare questa mm -hmm. trasmissione anche per mettere in guardia i giovani perché ormai per carità tutti hanno la super batteria c'hanno anche quella di scorta nel senso che mm -hmm. attacchi io eh, no perché sono disorganizzata la power bank <ride> ce l'hanno più o meno tutti dopo spide le trovi da qualche parte ma la tua l'hai sempre lasciata a casa eh sì, la sigone eh? è così? sì, beh per me assolutamente poi altre persone che conosco ce l'hanno sempre dietro tipo una mia amica a 800 cavi, 800 batterie, uno in macchina se sì, c'è sì, uno sì. c'è uno in moto, poi la sono moto. io che boh, sembra tutto scarico sempre quindi vabbè è soggettivo no, vabbè, però è, è l'organizzazione che ti permette ogni tanto però di essere anche inventiva mm -hmm. perché uno che è così preciso in tutto quanto dopo funziona tutto funziona tutto funziona tutto però gli viene il baco nel telefono c'ha tutta la ricarica del mondo però gli si oh. Sbaglia a schiacciare qualcosa non gli va il telefono, è fregato lo stesso. Eh sì. Chi ha un po' di inventiva si salva. Ecco, questo volevo dire. E quindi, e quindi riprendiamo l'argomento dalla parte dei giovani sulla fiducia che hanno i giovani nella tecnologia. Perché qua eh, eh, sì. questa è una bella storia da sapere. Secondo me abbiamo molta fiducia, ma perché siamo cresciuti con quello? Cioè, io personalmente sono riuscita a vivere anche un po' di mondo vecchio, tra virgolette, però quando ero le medie iniziano già ad esserci cellulari che potevamo anche avere noi, ovviamente c'erano gli MMS, non c'era internet, quindi o se finivi su internet pagavi un sacco di soldi, eh, per sì, sbaglio, dici no. Quindi comunque, cioè, sono cresciuta con internet secondo me. Che già tecnologicamente, sei iniziata già con la tecnologia, sì, sì sei sì, nata sì. tecnologica. Sì, diciamo che non sono proprio magari come quelli un po' più piccoli di me, che proprio sin da subito mettevano le mani in qualcosa di effettivamente digitale perché comunque alle medie ero ancora nel mio mondo io, capito? Non ero super sveglia come quelli che ci sono adesso. Quindi Beh, ho visto... Sul super sveglio bisogna capire cosa si intende. Eh? Beh, cioè sì. avanzati mentalmente sulla tecnologia, sicuro. Sì. Dopo super sveglio non so perché magari appunto se ti togli il telefono domanda ma che, do, dove sono? Sì, però comunque c'è una cosa che anche parlando con mia cugina che io sono il 99, lei è 2005. Io vedo che sono molto più anche... Ovviamente per quanto può essere un diciottenne, però emotivamente maturi in qualche modo perché hanno anche modo di informarsi di più anche sul proprio stato d'animo. c'è comunque anche un TikTok che sembra l'arma del diavolo, poi dipende sempre dall'algoritmo che ti viene fuori. Però può, se tu guardi magari contenuti che hanno a che fare con la psicologia, ti vengono fuori un sacco di, di temi di quel genere lì. E quindi magari puoi capire anche qualcosa di più su te stesso. E dopo puoi ampliare l'argomento, cercare. Secondo me, almeno dal mio punto di vista, è un buono strumento. Poi bisogna saperlo usare e se passi il pomeriggio a guardare video stupidi, allora dopo ne esci che sei rimbambito, Però, se no, invece può essere anche utile. Bisogna sempre sfruttarlo nel modo corretto, capito? Quindi, diciamo, fiducia nella tecnologia. Io sì. Bene. No, ecco, sai qual è il problema? Il problema è che. Ci sono le fake news anche a livello tecnologico ma anche ad alto livello, perché altrimenti non riuscirebbero a prenderci in giro in certe Io ho visto per esempio, e eh, faccio, chiaramente faccio l'esempio senza fare i nomi, mm -hmm. ma ho visto un amico che ha postato una cosa dove c'era una, una ragazza scomparsa e cioè cercava insomma, di fare in modo di ritrovarla. Guardo, però era un articolo del 2013, cioè voglio dire. Mi, mi sai spiegare nel 2023 cosa, cosa l'ha messo a fare? Lui ha visto mm -hmm. sta cosa, ragazza scomparsa, diamo una mano, perché purtroppo, ed eccola qua il problema di pidassi della tecnologia. Perché uno guarda, vede una cosa che gli piace, anch'io. Tac. Copio, incollo e lo faccio. Dopo di, mm -hmm. dopo di quel mio amico, ne ho visti altri tre. Stessa cosa, perché l'ha fatto lui, lo faccio anch'io. Eh, sì. Eccoli qua. però posso dire: secondo me, dipende tutta dalla capacità critica. Noi cioè, siamo cresciuti con questa cosa e quindi ogni tanto veniamo fregati anche noi. Eh eh. Ovvio, cioè, come, perché ne inventano sempre di nuove. Però piano piano noi riusciamo, quando vediamo una, una cosa che magari sembra anche esagerata, almeno io, ma penso anche tanti altri miei coetanei, andiamo a vederci altre notizie sul tema. Cioè cerchiamo per capire se quello è vero. L'ho letto, vediamo. Perché essendo cresciuti con questo tema dello, delle fake news sempre continuo, soprattutto in questi anni, che, o qualche anno fa, insomma, che si parlava molto di più di fake news rispetto adesso, ovviamente abbiamo imparato a informarci, perché, ma anche se ci sono dei profili fake, quando avevo 13 anni magari... Ci facciamo fregare adesso, lo riconosciamo. Riusciamo a vedere proprio i dettagli. Questo ha questi followers qui e mette queste. cioè riusciamo a distinguere. Poi, quindi ovviamente. C'è un sistema di indagine dei ma, giovani, hanno un sistema di, di indagine propria, cioè un modo di valutare le cose, che è come una piccola indagine. Che permette, eh, eh, avendo, avendo un livello di tecnologia più alto. Ci si siamo cresciuti e quindi riusciamo a riconoscerlo come ognuno cresce in un ambiente, lo riconosci. E riconosci le cose negative, positive, cioè riesci a cogliere i dettagli. Chi invece magari non è nativo il digitale si fa fregare di più, poi anche noi ci facciamo fregare, eh, perché appunto, come ho detto prima, ne inventano sempre di nuovi, più particolari, sempre più avanzati. Eh, C'è sempre quello più bravo, ma viene superato immediatamente da qualcun altro, perché i bravi sono bravi finché non ce n'è uno più bravo. Sì, sì, sì. E eh, eh, allora finché i bravi sono onesti, allora eh, è una gara a crescere. A essere più bravi quando i metodi sono i disonesti allora non è più bravura eh, si, si chiama furto si chiama eh, eh, tentativo di, 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 di prendere per il culo la gente nel migliore delle ipotesi se no di rubare eccetera 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 però guardavo una, una cosa sotto proprio sotto questo aspetto eh, il fatto che eh, vuoi per una ragione vuoi per l'altra comunque eh, c'è eh, forse io non dico troppa fiducia, però c'è questa, questa fiducia aperta che non, eh, non è troppo selettiva. No? Mm -hmm. e, se ti figli di una persona, insomma, de, de, di quel, fai presto a, a condividere anche il pensiero, ma la formazione di un pensiero proprio è un po' più difficile perché? Oh, okay. Perché se eh, facciamo un esempio. Eh, non facciamo esempi di cose che stanno succedendo in questo momento qua perché è sbagliato. Se lo andremo a cadere o nella politica o nel quello che volete, ma se in ogni caso è, è, succede come è successo in passato, imbrattano un monumento. Allora, per carità, cioè, voglio dire, la legge non lo prevede, non si può fare. Poi qualcuno dice: Eh vabbè, poveretto, <ride> poveretto, ok, ecco. Allora, in quei casi là vengono fuori persone che si schierano allora, schierarsi. Contro quello che potrebbe essere insomma, un pensiero normale, cioè se tu prendi, tiri il pallone, spacchi una finestra, cosa devi fare? Chiedere scusa, recuperi il pallone e papà o la mamma pagano la finestra, mm -hmm. finisce qui. Cioè è una storia di vita normale, è accaduta a tutti quanti, anni 60, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi ci sarebbe che tu spacchi la finestra e scappano tutti. Non si riesce a vedere chi è, e chi si trova in finestra rotta, poveretto, si trova il danno e basta, un po' come la grandine. Ha quello ha a che fare più con i valori delle persone, secondo me? Sì, sì. Intanto una volta ti guardavano meglio perché adesso non guarda nessuno. Mm -hmm. Sì, siamo più individualisti, sì, sì. E, e, però di fatto hai capito: non si può trovare una scusa per dire eh sì, vabbè, ma come ma? Ha commesso un errore. Certo che uno non fa apposta, allora sul fatto che sia doloso o accidentale ci schieriamo sicuramente però se conosci uno che all'improvviso si mette a giocare con un pallone dentro un negozio di cristalleria mi pare che sia un po' un cretino secondo me adesso ma certo, no, non quello, so pensi tu ma, ma quello 100 però secondo me non ha per forza un fattore legato alla tecnologia ovvio che la tecnologia ha influenzato e secondo me va di pari passo con una società più individualista ecco. in generale e se poi posso trovare altri lati negativi della tecnologia che secondo me però non ha a che fare il livello di informazione perché l'importante è sapersi informare quindi educare le persone ad informarsi quando tu sai informarti secondo me già riesci a utilizzarla nel, nel, nella maniera giusta devi avere diciamo le capacità e questo è un primo punto di negativo secondo me c'è il fatto appunto rispetto alle fake news che ci sono sempre state però il problema in questo caso è che si diffondono più velocemente si diffondono più velocemente ovviamente la fake news arriva a un numero di persone più grande però, quando viene smentita, non ritorna alle stesse persone. Però ci sono sempre state. Prima magari le notizie ci mettevano 100.000 anni ad arrivare dal paese alla città, eh? però comunque c'erano. Ora sono più veloci. E l'altra cosa negativa, che ha il suo lato positivo, è che, appunto, anche con la nascita di internet, si sono creati vari forum, dove le persone discutevano in un certo argomento, potevano unirsi in comunità digitali, dove trovavano altre persone che la pensavano come loro. Ok, adesso appunto, come ho detto prima, c'è il lato positivo dell'algoritmo che ti mostra i contenuti che ti piacciono, però andando avanti così ti continuerà a mostrare sempre solo i contenuti che ti piacciono. E quindi si parla anche di cyberbalcanizzazione, che significa che appunto le persone iniziano a vedere solo cose che confermano la loro idea principale e non riescono a vedere cose che magari la smentiscono e quindi continuano a pensarla sempre allo stesso modo. Esatto, quello delle... è il lato negativo che c'è. Quello del me. forum infatti è una bellissima storia, il forum però se ci pensate, se ci pensate ai tempi in cui si andava a scuola eh, era che se c'era qualcosa che non sapevi, intanto il nonno o il papà qualcosa te lo insegnavano, ne parlavi con i compagni, ma era tutta la voce perché chiaramente il, adesso il forum è su internet, quindi possono partecipare anche migliaia di persone e, e, e ognuno dice la sua e ci mette la sua competenza. Di solito nei forum uno non dice le porcherie, perché lo chiamano subito, dice, ascolta, cosa mi vieni a raccontare? Cioè, e, questo, e questo riporta allora, e questo è bellissimo, riporta in velocità quello che succedeva una volta. Se da piccolo cominciarono a spiegarti la vita, questo quello lo facevano i genitori e la scuola. La scuola ha dovuto smettere a un certo punto. I genitori perché lavorano? Diciamo che è solo per questo, invece non è, è perché hanno altri interessi loro. Eh, di cui occuparsi si occupano poco dei figli attenzione non importa ma, eh, eh, ma adesso questo sì perché una volta il forum era familiare adesso il forum è allargato e anche a esperti mm -hmm. perché poi c'è subito qualcuno che dice oh, ragazzi voi siete fermi a questo livello guardate che io vi dico che tanto tan, tan tan e viene fuori bellissimo ecco questa è una bellissima cosa della tecnologia l'altra è quella che hai segnalato tu mm -hmm. nel senso che se quando vedono che tu gli algoritmi non sbagliano mai eh no, hai la, mai. Tendenza, la tendenza a credere che gli asini volano sì. ti, ti, ti arrivano le sì. foto di asini che volano tutte le storie degli asini che volano eccetera 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 e poi alla fine ti, beh, hai guardato ieri sera frate, no mi sono dimenticato ecco c'era la luna piena ma c'era anche un asino sullo sottofondo perché eh sì. l'algoritmo ti porta a questo eh sì perché tu continui a pensare la stessa cosa che pensavi prima perché ti unisci in una comunità digitale che prima poteva essere magari anche cioè, potevi incontrarti con le persone e parlarne però era anche più facile che le persone dal vivo dicano quello che pensano sì, certo e poi incontrare anche persone che non la pensano come te invece con internet ti ma era sono... quella la bellezza, no? esatto perché quando discuti io credevo, immaginavo una volta che comunque eh, eh, la verità assoluta non esiste però se tu potessi mettere a confronto le idee di tutto il mondo quello che ne esce fuori è la verità relativa più vicina all'assoluto Mm -hmm. cose del liceo. Ma anche Aristotele cosa la pensava un liceo. po' in questo modo, comunque. Cosa del liceo. Cioè, ecco, ecco, per dirti, hai capito? Cosa del liceo. Io, questo era il mio modo di pensare. Adesso c'è un'altra cosa, purtroppo però. Intanto ci sono persone che eh, eh, hanno il titolo perché hanno il titolo di giornalista, ma del giornalista hanno ben poco, e altri che si inventano come, come se lo fossero e, e usano i social per fare i finti giornalisti. Allora, il problema dei, dei giornalisti sbagliati. È quello che adesso dicono quello che viene detto loro di dire punto. E stop, non c'è da sbagliarsi, sono pochi, compreso il cavaliere Ghetto, che alla mattina nella segna stampa dice quello che pensa lui sulle cose che legge. Molti altri invece non fanno altro che confermare, e poi li vedi tutti i vari Tg, chi più che meno, che confermano determinate linee guida. Perché devi fare quello? Allora, eh, le fake news. Secondo me le inventano i giornalisti. Quando ho, ho fatto io un periodo in giornalista, prima cosa che mi ha detto il capo redattore, ha detto guarda che la notizia ha, ah, devi verificarla. Non la verifichi con chi te la racconta, la verifichi con chi ha avuto a che fare. Se ci sono delle dinamiche, qualsiasi dinamiche, non devi andare tu a chiedere è successo così. No, devi chiedere intanto cosa è successo domanda e ognuno ti dirà qualcosa, dopo sarà la tua bravura riuscire a filtrare le varie cose e comunque e comunque dare la notizia quanto più possibilmente senza metterci del tuo perché tu puoi avere delle idee però quello che è la somma delle idee delle persone è la, quella è la notizia tutto il resto sono romanzi il resto è romanzi e ormai arriviamo che leggi certi giornali ed è fantascienza perché non sono solo romanzi, è anche brutta fantascienza e, questo, eh, e, sì. questo, e qui non c'entra la tecnologia. Perché questi usano la tecnologia solamente perché, eh, perché scrivono al computer però so, e questi sono i un agenda setting, c'è cioè qualcuno che decide, eh, vabbè, e multinazionali. Ma questi la sono i media, eh sì. E allora i media cosa facciamo? Gli leviamo la tecnologia? Eh, è impossibile. Ma anche perché vabbè, qui potrebbero partire tantissime teorie complottiste. Nei media comandano, hanno il potere, decidono quello che possiamo sapere o meno. È vero, sicuramente, però non possiamo farci niente perché non abbiamo quel potere. E alla fine, anche a livello storico, quando appunto ci insegnano la, la storia a scuola, noi non mettiamo in dubbio che sia vera, però ci hanno anche insegnato che la storia la scrive chi vince. Quindi, in realtà sì, scrive la scrive i vincitori, che cos'è? Mm, non si potrà mai sapere che cos'è la verità, ma in nessun campo c'è. Cioè, anche quello che viviamo noi nella nostra vita è la nostra verità in generale, secondo me. Ma guarda come mi sono anche perso di collegarmi alla diretta Facebook, grazie a chi ci sta già seguendo, <ride> fra l'altro. E grazie a chi ci segue eh, con la TV connessa, e chi ci serve con i canali in digital terrestre, grazie a tutti perché è diritto di là di, di solito i ringraziamenti li faccio all'inizio e spiego che c'è un 349 06 34349 dove con un semplice sms o whatsapp, che può esservi più comodo, potete fare delle domande o dire le vostre opinioni. Anche questo dimenticate di farlo che siamo partiti, <ride> siamo partiti troppo forte nel, nell'argomento subito, non siamo entrati con calma. È vero. Però, tecnologicamente o fai così o fai così eh. non si può parlare di tecnologia con calma, perché sarebbe come impilare la spina lentamente e rischi che fai un cortocircuito vedi però un altro lato negativo della tecnologia che devi essere sempre attento perché devi essere sempre aggiornato su tutti i social e sulla televisione e di qua devi essere sempre presente da tutte le parti e hai molte più cose da ricordare o anche ecco, un lato negativo della tecnologia secondo me e è che secondo me una volta si sì, viveva molto meglio senza cellulare da molti allora ci sono molti ovviamente mh, lati positivi perché si può essere sempre in contatto con persone che conosci non rivedi per anni quindi la relazione può continuare però veramente ci cioè, penso anche con il mio lavoro che ho sempre mail continuamente cioè non sa chi mai effettivamente ecco troppi contatti eh, che sì. poi sono i contatti eh, anche qua però c'è sì, un po' di cattiveria nelle persone, perché di riflo di raffe, se una persona sapete che lavora, e... allora se gli dovete dire qualcosa attinente al lavoro, usate quei canali, cioè se lo fate con la mail, lo fate con whatsapp, di telefonate, negli orari in cui uno lavora, no, che c'è sempre l'ora di pranzo dove qualcuno ha qualcosa da dirti, lasciamo stare le telefonate che ti arrivano, tutti quelli che ti propongono, che anche lì Avrei, avrei da dirne ma sono non, si può, non si può farci niente e, e, se, e se qualcuno può fare lo faccia in ogni caso però adesso non c'è più rispetto eh, per gli orari e mm -hmm. per la privacy delle persone perché io non capisco perché uno mi debba mandare un sms anche solo di saluto alle 13.40. io <ride> mangio a quell'ora e, e dovrebbero mangiare anche gli altri credo no? però perché allora perché quando uno ha voglia di contattarti ti contatta magari dopo però spegni il telefono o lo mette silenzioso perché non vuole essere contattato lui eh beh. come funziona qua i giovani sempre connessi sempre allora a costo di allora sempre connessi dipende cioè, allora, comunque a livello ad esempio instagram storie si mettono ognuno mostra quello che fa però devo dire che invece quelli più piccoli di noi quindi sempre come ho detto prima 2005 possono molto meno perché, ad esempio, come ho detto prima, noi siamo nati e cresciuti con i social che si sono evoluti e ci siamo evoluti con i social, siamo stati i primi ad utilizzarli effettivamente e quindi anche sbagliando e postando cose anche un po' a volte troppo personali. Quelli più piccoli di noi invece non postano niente, hanno il profilo senza foto, ne hanno due o tre e mettono solo le storie ogni tanto. Quindi c'è un utilizzo dei social che cambia nel tempo, è come se loro lo utilizzassero in maniera più saggia, diciamo. Allora, Questa io cosa sono d'accordo con te sul che sia un sistema saggio. Perché così non costringi gli altri, perché purtroppo quando ti arrivano tutti di bip 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 è perché dici guarda che lui ha fatto così, va a guardare questo, va a guardare l'altro. Quindi la saggezza è non intasare le persone. È altrettanto vero però che non è che un po' uno si chiude in se stesso contemporaneamente. Con i social, con mm. i messaggi. Quando, quando li riduce così e si limita lì. Non è un po' tenersi solamente per sé certe cose ma anche perché... Ma eh, in realtà allora, secondo me è proprio la loro generazione che ha iniziato a fare così e che ci sta. Perché vuol dire che non è che devi postare ogni cosa e, e per mostrare agli altri quello che fai. E semplicemente è, anche più, è più simile a quello che succedeva una volta, tra virgolette, prendiamolo sempre tra virgolette. Invece noi mostravamo ogni cosa, metti questo, provo un vestito, metto la foto, cioè, quando eravamo Quindi più... Quindi era esagerato. Era esagerato. Era mostrare una vita che magari non è neanche la tua vera. Perché. Esatto, è, ed è una cosa, secondo me, la tecnologia ha ampliato le cose positive dell'essere umano ma anche quelle negative, perché comunque noi cioè, abbiamo sempre in qualche modo dato importanza all'apparenza come esseri umani. Cioè, ci teniamo a fare una bella impressione. Sui social questa cosa viene esagerata totalmente. Oppure, ad esempio, vogliamo rimanere in contatto con la persona. Adesso metto, faccio un esempio stupido. Magari uno ha il fidanzato ossessivo, mentre prima non poteva magari fare chissà cosa, se non chiamare a casa tu li mettevi giù. Adesso questa cosa viene ampliata perché può inviarti centomila messaggi. O oh, può anche vedere. C'è anche il dov'è dove puoi vedere se uno ti ha condiviso la posizione. Dov'è quella persona. Cioè, quindi si va anche. Andiamo oltre, oltre la privacy, oltre. molto oltre la privacy. Ecco però eh, con, con questo dove dici appunto che i ragazzi limitano li un po' eccetera eccetera, quasi quasi, mi dai ragione, e qua qualcuno si metterà a ridere perché l'ho detto in altre trasmissioni, l'ho detto spesso, che eh, per molti genitori, quindi non per i ragazzi, è più importante la vita sui social che la vita reale, perché vivono tanto sui social, perché vivono un po' male la, vi la vita reale e quindi si sfogano sui social per... Eh, vorrei, ma non posso dire la verità. Però, insomma, se uno, se uno mantiene la serenità, facendosi mm -hmm. bello almeno sui social, non posso neanche dirgli niente, perché io ho sempre detto che l'unica cosa che ci serve è la serenità. Non è in vendita, altrimenti credo che avrei fatto un, più di qualche mutuo per regalarne anche in giro, ma serenità o te la conquisti e ce l'hai o non ce l'hai, fine della trasmissione, è, è difficile eh, trovare momenti alternativi. E allora se per avere la serenità vuol dire che uno si sì, vabbè lavora e, e il lavoro non gli dà soddisfazione, ma su Facebook c'è soddisfazione, diciamo che, uh -huh. che, che un po' del, de, della parte di mugugno che ti viene nel, nel lavoro ti, ti, ti passa sui social. Può essere così, allora, parliamo di adulti però. Comunque... Si, adulti. Eh, esatto, infatti dopo ti faccio una, faccio una domanda io a te. Vai, vai. E secondo me, allora, ovviamente il virtuale rimane virtuale, però è diventato comunque anche quello un ambito della nostra vita, quindi un'estensione della nostra vita. E quindi magari a volte può sembrare che magari se io funziono bene sui social, vengo seguito, tanti mi piace, metti caso, no? Da persone anche sconosciute a volte, posso pensare che almeno da un lato nella mia vita posso essere arrivato. Ho un valore. Ho un valore. Infatti è quello perché apprezzamento ci fa sentire bene con noi stessi anche se magari tutto il resto va da schifo. Quindi forse vabbè, è come un antidoto no? per sentirsi un po' meno peggio. Dopo specificavo anche però, <ride> e questa è la mia solita cattiveria, del perché c'è molto più traffico, parliamo sempre degli adulti. Mm -hmm. e infatti volevo dal sapere lunedì, perché dici di... Dal lunedì al venerdì e un po' meno il sabato e soprattutto la domenica perché se perché sono in, in ufficio cosa faccio mm -hmm. in ufficio sono sui social molto spesso gli adulti non parlo dei ragazzi eh, ma perché dici che gli adulti sfruttino di più i social per sentirsi meglio forse perché da adulti ci sono meno per perché li vedo ok ok <ride> li okay. vedo perché certe manifestazioni sono secondo me necessarie a chi ha bisogno di dimostrare almeno una cosa, di, intanto di esistere, perché eh, io posto solamente le, le, i miei programmi, perché è giusto, faccio pubblicità ai miei programmi, avete visto anche la sua foto nel post della trasmissione di stasera, quindi lo faccio perché, perché la gente sappia che c'è, non per farmi bello, perché seguono la trasmissione, compresi gli ospiti, eccetera, eccetera, perché mi piace fare così. Però eh, eh, tutti quelli che appunto come capita si spostano da un bar all'altro, ti fanno vedere lo spritz, sull'altro il gelato e poi, e poi a cena il coso. An hanno qualcosa da dire, cioè sì. nel senso che posso dire, se si tutta non mi caga nessuno, almeno faccio vedere che invece io le cose le faccio, hai capito? Ma quello, per quello anche lo dico, nei coetanei, sai, i secondo me, cioè nel senso è proprio una tendenza umana e che appunto come ho detto prima coi social viene esagerata. Quando ci sentiamo senza valore cerchiamo qualcuno che. Eh, ma ci se confermi. non c'è i social, come fai? Eh, non lo so, devi dirmelo eh, no. te, come face si faceva una volta? Eh? Eh, una volta non facevi assolutamente niente, tu avevi la tua personalità, quando ti trovavi con gli amici, parlavi con gli amici e, e ognuno diceva la sua, perché non c'erano altri sistemi di comunicazione, capito? Erano questi. Io facevo parte di quelli, però un angolino del quartiere con una chitarra si cantava e stava insieme ragazzi stava bene benissimo. Però eh, la, la necessità proprio di far vedere di esistere. Adesso una volta eravamo anche in meno, quindi forse era anche più eh. facile andare a fare mh, qualcosa di comune. Mm -hmm. Perché? Perché andare eh, anche a messa, eh, ragazzi. Vale anche quello, andare a messa, andare, andare in centro per l'aperitivo, andare a fare la passeggiata il sabato pomeriggio, anche senza shopping, era un sistema di comunicare, perché vedevi gente che di solito non vedevi, come coi social. Quelli che erano andati via da un quartiere all'altro, perché una volta quelli del tuo quartiere li vedevi tutti i giorni, ma se erano dall'altra parte o addirittura in un comune limitrofo della provincia, se non uno addirittura, e poi li trovi quando? Il sabato o la domenica, perché in centro venivano tutti. Ecco, quello era mm -hmm. il social, era il social fisico. Eh, è bello così, ma anche mia mamma mi ha raccontato che lei il sabato prendeva, andava in centro e sapeva che trovava una compagnia in un certo punto, certo. un'altra in un altro. Eh, cioè, quella, delle, quella delle catenelle in un certo eh. punto del centro, in piazza insurrezione, le catenelle, tutte queste cose qua, oppure andavi da un'altra parte, oppure andavi da, da se dice un negozio di dischi e ci troviamo là davanti e c'erano i luoghi di aggregazione basati anche sugli interessi delle eh beh, persone, org. perché tutti interessati alla musica allora era uno o l'altro negozio di dischi lì vicino, ci si trovava interessati alla moda e eh beh ragazzi allora via la passeggiata perché perché c'erano tutti i negozi di tutti i tipi e avanti così e questo era, era il social fisico eh, secondo fisico. me questo era molto più bello perché adesso anche noi usciamo perché usciamo però magari se io mi sento con te per messaggio mi sento bene lo stesso è come se ti avessi sentito e quindi perdiamo molte più esperienze perché pensiamo che effettivamente parlarsi al telefono e scriversi dei messaggi valga la stessa cosa perché ci sentiamo comunque vicini ma non siamo vicini, non, abbiamo, non possiamo neanche costruire un ricordo insieme eh, infatti e quindi su questo sono completamente d'accordo infatti secondo me senza cellulare si sta molto meglio ecco, una delle cattiverie che si può dire appunto è che mh, li chiamano social ma sono desocializzanti perché il social vero era fare insieme, trovarsi e, e stringersi la mano fisicamente e non mandandosi un messaggio eccetera. quella era una socializzazione elementare mm -hmm. tipicamente elementare però è, è anche riduttiva nel numero perché adesso qui puoi avere 10.000 follower, puoi avere 20.000 sì, amici sì, però che se hai bisogno di un bicchiere d'acqua non ce n'è uno che te lo porta perché non sa neanche dove abiti no no ma infatti ecco. invece una volta diceva che l'amico eh, eh, si alza di notte e prendere botte per te cantava mm -hmm. coccante. No, e no, quello... ma ti dico, <ride> prima ti dicevo, il lato positivo della tecnologia, secondo me, dal punto di vista dell'informazione c'è, cioè, basta sapere muoversi, ok, in mezzo a tutte le informazioni che ci sono. E quindi qui mi trovi un po' in disaccordo, come ti ho detto prima, però per quanto riguarda invece il lato sociale, assolutamente la tecnologia ha tolto tantissimo, secondo me. Cioè anche durante il Covid, ad esempio, io Ecco lì, sicuro, altrimenti non ci sarebbe potuto vedere nessuno, però, utilissimo in quel caso. Sì, sì, è stato utilissimo e secondo me ha aiutato anche a scoprire nuovi modi anche di lavorare in generale, quindi magari le riunioni lontane che in realtà hanno anche il loro lato positivo, però a volte possono essere anche per certe famiglie, magari c'è il marito o la moglie che devono viaggiare tanto e non possono stare a casa ah, con quello, la famiglia. È perfetto. E quindi fanno magari meno viaggi di lavoro e anche per l'ambiente magari anche quella è una cosa buona perché si viaggia meno e quindi si inquina di meno e quindi ha tanti risvolti positivi. Quindi ha eh. le sue lati positivi. Però a livello di socializzazione, secondo me, toglie tantissimo. Questo 100% non posso che darti ragione. Benissimo. E allora adesso non abbiamo, perché passa il tempo, che ci credete o no, <ride> passa velocemente. I giovani e il lavoro. Allora, Aha. viene contestato, eh, perché bisogna che, che io parta da un presupposto, viene contestato ai giovani e io non sono convinto, poi vi, vi dico come la penso in realtà, comunque che i giovani sembra abbiano poca voglia di lavorare, sembra si applichino poco e se possono gigioneggiano e stanno a casa il più possibile. I giovani cosa pensano? Invece? Allora, perché questa è la differenza: Ti parlo dal mio punto di vista, però anche mh, di quello che vedo, almeno delle persone che conosco, anche miei conoscenti. quindi... Penso di dire le cose abbastanza giuste. Secondo me siamo tanto tanto confusi, nel senso che io vedo tantissime persone della mia età, ma anche io ho compresa che inizialmente ho scelto una cosa, avevo scelto giurisprudenza, poi ho detto no, che cosa ho fatto? Cambiamo e ho perso un anno così. E ci sta, perché alla fine ho imparato, adesso ho l'ansia di perdere tempo, e quindi adesso mi sto muovendo a un buon ritmo. Poi ci sono persone che iniziano la facoltà, vanno avanti per due anni e decidono no, non è la cosa giusta e cambiano. È tutto un passare. Nel, nel frattempo passano gli anni però. Eh, passa il tempo, ma secondo me è proprio dato dal fatto che siamo tanto confusi, e mm, però si cerca qualche laboretto sì, sì, sì. alternativo. La maggior parte delle persone che conosco comunque lavora. Magari non fa grandissimi lavori perché sta studiando, quindi fa anche, anche portare le pizze, vale. È esatto, portare le pizze, fare ripetizioni. Che se, in realtà sembra che non si prenda niente, ma facendo tante ripetizioni funziona bene. Poi c'è chi magari lavora al weekend come cameriere babysitter. Comunque tutti si danno da Cercano fare. Cercano di darsi sì, da sì, fare? Sì, sì. Magari con poco risultato, soprattutto economico. Eh soprattutto sì. Soprattutto economico. E, e qui non prendete per il culo i ragazzi. Se li fate lavorare, fate lavorare per un compenso umano, dignitoso e reale. Dopo, se uno non vale niente, gli dici: eh, ci hai provato, non sei capace. fine. Prova a fare un'altra cosa. Ma io parto e torno più indietro. Uh -huh. Torno più indietro e ancora lì torna la mancanza dei genitori. Perché una volta il genitore quando cominciavi subito dalle, dalle vacanze delle medie, e, e... ti serviva la bicicletta, volevi fare qualcosa, allora c'era il papà che se non erano pacoltosi, che te la compravano lo stesso. papà che ti disse: Ascolta, dai, te la devi guadagnare. Ah, c'era sempre qualche amico. Uh -huh. E siccome il papà e la mamma sapevano. Qual era la tua propensione? La propensione poteva essere da, da, dal disegnare, al parlare, all'essere al di una manualità pazzesca, quindi dal da fare le da cose tecniche fino a case, cose di ufficio. Conosceva qualcuno e diceva, ascolta, ti mando mio figlio, mia figlia, fagli fare qualcosa, insegnagli un mestiere, insegnagli un po' il mestiere che così impara. Non occorre che gli dai tanti soldi, li do io dopo a casa, non ha importanza, però intanto tu avevi un impegno un mesetto, non serviva di più, dove ti davi da fare? E ti davi da fare? Perché? Perché alla fine fai avere la tua bella bicicletta e avevi però intanto imparato una cosa. Cosa vuol dire essere sotto padrone? Che non è poco, che non è poco, bisogna provarlo. Ma provando da giovani quando anche se ti arriva uno schiaffo che non è uno schiaffo fisico, è uno mm. schiaffo morale, insomma, lo puoi digerire. Se vai più avanti, no. Ed ecco questa, mm -hmm. questa è la differenza. È Infatti, io ho sempre consigliato eh, ai ragazzi di cominciare a tentare di fare. Sì, ci sono le cose più semplici, ma prima di scegliere un lavoro che vuoi fare, guarda dentro te stesso. Sei portato alla socialità benissimo. Allora, uno mi dice: Va bene, bella ragazza, cosa può fare? Può fare la commessa. certo perché se è alla socialità può fare benissimo la commessa. E se è timida, cosa fa? È sta là. E quindi il titolare che ti vorrebbe vedere che quando entra una persona esce con tre borse di roba e non vede che tu riesca a spingere la vendita, a parte le umiliazioni a parole, poi dice ai genitori, buona, da niente, si dice così. È errato, errato, perché la persona non ha capito che la socialità, a me, a me piace stare in compagnia, e fai la barista. Il barista non vende le cose, è un servizio, sei tu che le vuoi. È la stessa persona, eh? vista da una parte o vista dall'altra, una persona che ha la capacità di essere socialmente sorridente, che, eh, però se deve spingere la vendita, no per timidezza. Nell'altro caso, invece, lo può fare con facilità. Ecco, uh -huh. chi può insegnarti queste cose qua? Allora io lo facevo come centro per l'impiego, ok? Va bene. ma eh, eh, Qualcosa lo facevano i genitori quando ti mandavano perché là si capiva mm -hmm. i tuoi limiti, Li perché te lo diceva che sì, però sai, e non era mai un dramma. Oggi i ragazzi devono provare sulla loro pelle al primo colpo, sulla loro pelle perché non ti indirizza nessuno. Questo è un peccato. Mm -hmm. No, ti dico che comunque è importante fare esperienza il prima possibile. Perché, appunto, come hai detto anche tu dopo, man mano che si va avanti è più complicato e secondo me il carattere tende anche a formarsi di più. Quindi appunto. No, anzi, si sì, deforma il carattere. Perché sì, anche negativo. U, u, uno, cresce, uno cresce malamente. Sì, sì, ma diciamo che senza. Mh, se uno rimane sempre fermo, non ha eh, diciamo, stimoli esterni e non sa su cosa deve lavorare. Ah beh, su... Non si muoverà mai più. Capito? Quindi, è un piedestallo. Ad esempio, io sono una persona che ha pazienza, però se c'è qualcuno che mi tratta male, eh, io mi agito, non è che sto zitta, porto pazienza le prime due volte e dopo te lo dico. E a volte so che queste cose con i capi non bisogna farle, bisognerebbe stare zitti, morditi la lingua. Allora, e stare, infatti, stare zitti, stare zitti, eh, eh, piuttosto che parlare in un certo modo, sì. Ma con calma i momenti non attinenti alla situazione, perché se tu mh. rispondi subito male a una situazione, invece se riprendi dopo, eh, allora dici... dice... Mi, mi, è, mi è sembrato, mi era arrabbiato con me, cosa, cosa ho fatto in realtà? No? Eh, no, ma sai, ma magari me lo poteva dire in un'altra maniera, ma adesso che lo so mi, no, non ho più problemi, ecco, tutto si può discutere a mente fredda. Sì, 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 perché, infatti... perché se, no sono, se no sono le baruffe e, 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 che, e che oggi purtroppo eh, anche i giovani menano troppo le mani. No, allora, eh. a me è capitato magari anche di avere diciamo, un capo, un referente... Eh... Poco più grande di me di due anni, quindi eh, si era comportato in una maniera che non mi era andata bene e eh, gliel'ho detto, e dopo beh, lui ha provato anche ad ascoltarmi, però inizialmente cioè, io comunque ci ho contestato, non è che gli ho dato ragione. E quindi ho capito che magari a volte è meglio che lasci stare quando non è una cosa veramente importante. Non è che devo essere polemica perché, eh, perché è meglio per me. Quindi, questo okay. capisci, magari la no? chiarezza io, è fondamentale. Io posso capire, ho capito che magari devo stare più zitta, ma non perché devo stare zitta e sopportare. Al momento. Tutto. E dopo, però, devi dire la tua. Sì, sì, sì. E però, scegliere. Però, eh, esatto, scegliere quando è il momento importante per parlare. Esatto. Se è una cosa dove posso dire, vabbè, sto zitta. Che è sì. meglio perché. Chi, mh, chi io ha la mia età? Molto spesso, quindi, chi Che eh. la mia età si ricorda di aver sempre in tasca i 5 skate da Mona cosiddetta, mm -hmm. che una cosa, eh, moneta inesistente, però vuol dire è, è meglio sembrare un po' cretino ogni tanto, sì. che, che ti salva tante situazioni, ecco, questo per traduzione, e questo i ragazzi non l'hanno insegnato, a me l'hanno insegnato subito, da avere sempre in scarsea perché hai da mona Dipende anche dal carattere, perché c'è chi... No, magari... dalla famiglia che te lo spiega, questo è che volevo dire, che mm -hmm. eh, oggi i giovani, purtroppo, e lo ribadisco, la famiglia non li cura a sufficienza. Oh, Questo potrà sembrare una cattiveria, eh, però eh. Mi, mi pare che in molti casi la famiglia cu non curi a sufficienza. Allora ci sta, e ti dico, io comunque sono stata molto cresciuta dai nonni in generale, anche perché mia mamma, i genitori Ma lavorano. Ma famiglia, eh? Sì, sì, sì. Vanno eh. bene i nonni, va sì, bene sì. anche il cugino, quindi ce l'ho. Ma non abbandonati. No, no, abbandonata mai. Eh, vedi, quindi. molti sì. Però io sono dell'idea che, siccome io sono abbastanza testarda, anche quando me le dicono le cose, cioè devo sbatterci la testa, quindi anche il consiglio che può darmi mio nonno, di eh, devi stare più attenta, devi stare un po' più zitta ogni tanto, essere meno polemica, io finché non sbaglio, vado avanti così, ma perché sono io così di carattere, poi... Ma veramente... nel momento in cui sbagli e ti arriva il... Diciamo il pugno sul naso esatto, della dal, vita, dice, ah, che me l'aveva detto però eh, il nonostante la sì. patata, eh, vedi che aveva eh, ragione. Ma ecco. quello è, è umano insomma Ma direi, se no? nessuno ti dice prima delle cose non mm -hmm. puoi identificare i tuoi errori. Mm -hmm, è vero. Perché se uno non ti spiega, dice, scusa ma tu prima di mettere un dito dentro un liquido controlli che temperatura ha e che cos'è. Cioè mm -hmm. a me puoi mettere il dito nell'acido solforico o nell'acqua che ha smesso di bollire. Tu credi che sia fredda ci metti e invece... il dito? Non credo, no? Mm -hmm. Uno starà attento. Mm -hmm. E eh, 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 no, ecco. L'attenzione te la danno i consigli spassionati, spesso esagerati, perché, perché ti vogliono bene. Allora ti vogliono, ti vogliono insegnare a vivere senza soffrire. Perché chi ti fa questi insegnamenti, di solito è perché ha sofferto. Adesso non so... E quanto abbiano sofferto i genitori? Perché forse non hanno il tempo di metterti in guardia su quello che potresti soffrire tu. E con ciò, comunque, hai visto che è arrivata anche la fine dell'orario. Hai visto? <ride> eh Massimo, parlando, divertendosi esattamente allora intanto grazie, grazie a Gaia perché era fondamentale sentire la voce dei giovani la, la, quella del vecchio la conoscete di settimana in settimana <ride> sono sempre io quindi non c'è niente da fare comunque grazie a Gaia e soprattutto ribadisco ancora una volta quando facciamo trasmissioni di questo genere chiacchiere di questo genere servono solamente per darvi spunti spunti perché dopo mi dice: ma aspetta che me intanto la ritroverete fra un po' su Youtube aspetta che vado a risentire perché quella curiosità di risentire può dare qualsiasi spunto positivo mm -hmm. alle persone. Ecco che allora i ragazzi dicono: Aspetta un attimo, che se vado in cerca di lavoro, prima penso cosa mi piace fare e non buttarmi là eh, eh. pur di prendere qualcosa. Ecco, e quindi noi lo spunto l'abbiamo dato. Gaia ha detto chiaramente come la pensano i giovani ed è sicuramente qualcuno può dissentire però sono sicuro che la sua è la visione abbastanza a 360 gradi del mondo dei giovani e quindi e quindi ragazzi se vi manca un collegamento manca il collegamento dei genitori allora voi genitori riimpadronitevi della famiglia non lasciarli perché tutta libertà per tutti affetto in euro dagli i soldini basta che non rompa le scatole cominciamo a dire dai fammi un favore, lava, lava tu il pavimento e ti do i 10 euro che ti servono, sciocchezza stupidezza, oh, mamma mia alle ragazze lo fanno fare le mamme al maschietto non lo fa fare nessuno E eh. là che dopo i maschietti sono quelli che vanno ancora peggio nella ricerca di lavoro punto e stop se no il regista <ride> mi uccide, e, eh. e inquadrate il nuovo Gaia che è la parte bella da vedere Dai, di sono... questa trasmissione, uh. io ovviamente vi posso ricordare che anche la prossima settimana sarò qui a tediarvi con i miei discorsi eh, buona certo. serata <ride> e buon weekend chào <laughs>